Le attività di monitoraggio del lupo impegnano noi del UAC tutto l'anno. Queste attività sono fondamentali per conoscere il numero di branchi presenti sul territorio, il loro status riproduttivo e il numero minimo di individui che li compongono. Ovviamente a seconda delle stagioni si usano tecniche diverse. Oggi siamo su neve, quindi la tecnica impiegata è quella dello snow tracking, una tecnica molto importante perché ci permette di conoscere non solo qualche cosa di più sul territorio frequentato da ogni branco, ma anche il numero di animali che appunto lo compongono. Durante una tracciatura su neve possono essere raccolti tutta una serie di dati che vengono registrati tramite GPS. Ad esempio vengono marcati con GPS eventuali escrementi, urine, raspature, che sono tutte marcature del territorio da parte degli animali, oppure possiamo incontrare altri elementi importanti, per esempio acciambellamenti nella neve che ci indicano che i lupi hanno dormito, si sono riposati in quel posto, oppure resti di pasto, cioè carcasse di animali che sono stati predati oppure morti per altre cause e che sono stati però consumati dai lupi. Se lungo il percorso intercettiamo una pista di lupo, la registriamo su GPS, quindi ne registriamo la traccia e iniziamo a seguirla. La seguiamo il più lungo possibile, anche per diversi chilometri, con l'obiettivo di stimare il numero di lupi che erano associati lungo quella pista e ricostruire quello che è stato il loro spostamento all'interno del territorio.